Allora, guarda, mica, va, mischia solo via. Ci sei? Sì. Sei convinto? Sì, però beh, il dubbio, tagliato. Ok, pensa una sola di quelle che vedi, quando ce l'hai me lo dice, Sì, ce l'hai? Sì, sì. Ok, a posto. Una carta pensata, che io non conosco, un po' di carte mescolate del giro. Del giro paccinato, tu contale una alla volta e ricorda il numero alla quale corrisponde la tua carta, la posizione della tua carta. Ok? Ok. Ci siamo? Sì. A posto. A te domani. Ora, se il tuo numero è, non so, è 9, prendi 9 carte e le metti sotto. Se è un numero più alto, che ne so, 12, prendi, fai 2 più 1, 3 e metti 3 carte sotto. Ok? Ok. Ci siamo? Sì. In un giro completo. Ok. Fatto? Sì. Ottimo. Quindi parliamo di che cosa adesso? Di un mazzo da demascolato, una porzione di mazzo da demascolato. Una carta solo pensata. Alla quale corrisponde un numero che solo tu conosci e quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Benissimo, quindi a me proprio è lontanamente impossibile arrivare. Impossibile. Impossibile, impossibile, impossibile. Ok, allora facciamo una cosa. Giochiamoci la famosa frase sì e no, solo che invece del sì e no, questa può essere e questa non può essere, proprio alla maniera nostra. Non so, prendi la prima, dici questa può essere, la metti sotto. Quella che non può essere la butti. Può essere? Non può essere. Può essere, ma non può essere, può essere, non può essere, può essere. Non può essere, può essere, 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 non può essere. Sembra latino. Può essere, non può essere, può essere, non può essere. Può essere, non può essere, 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 può essere, non può essere. Ora giro. Questa può essere. Questa famosa carta. Che tu hai solo pensato. Sì. Se ne maggio se fosse quello o no. Eh sì. Che carta hai pensato? 10 di cuori. Magia della terza età. Ora, il peggio è molto semplice, è la forzatura della nona carta originalmente, cioè se noi prendiamo una 2, 4, 6, 8, 9 K di fiori, ok? Dalla cima del mazzo in nona posizione, sta qua, sopra in nona posizione sulla cima del mazzo. Ora, solitamente il principio era questo, si diceva una persona pensa un numero da 10 e 20, quello pensava, non so, 17, quindi contavamo 17 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dopodiché si diceva 7, 1 fa 8, togliamo 8 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in maniera tale che sembrasse proprio tutto così naturale. Ovviamente si arrivava alla carta da forzare, quindi gli si diceva allo spettatore di memorizzarla, metterla in mezzo e mescolare il mazzo. Beh, diciamo che qua già di suo di sé per sé è forte già così come è di natura, perché tu davvero prendi un mazzo di carte, lo dai allo spettatore sapendo già qual è la nona, 2, 4, 6, 8, 9, non so, già che ripicche, lo dai allo spettatore e gli fai già un self-walking, in che senso? Dice guarda, prendi in mano il mazzo, penso il numero tra 10 e 20, non me lo dire, metti tante carte per quando sono il numero che hai pensato, tu le metti, tu non giri, quindi diventerebbe un touchless di quelli mostruosi. Dopodiché se il tuo numero che hai pensato è 15, prendi in mano quel cosa, il mazzo non ti serve più, prendi in mano le carte, togli, non so, se il numero è 15 togli 5, 1, 6 carte da sopra, quindi vedi tu quante carte devi togliere. Fatto. Guardati la carta che è la prima che è del mazzetto. Sì. Ok, la metti in mezzo. Sì. E butti in mezzo. Ok.
Dopodiché ti concentri, ti inventi qualche cazzata per arrivare a dire che era Jack the Pick, se ti ricordo, sì. Ok? Quindi già di suo è forte. Che cosa in questa versione qua della carta pensata cosa si fa? Si prendono 20 carte, però non le contiamo ovviamente, facciamo che prendiamo delle carte a caso e diciamo al spettatore guarda, fa una cosa, mischia queste qua. Mentre lui inizia a mischiare diciamo mettici pure queste e alla fine mettici queste. Io ho fatto 4 turni di 5 carte l'una, gli ho messo in mano 20 carte e quindi il resto le tolgo. La stessa cosa gli si dice. Gli si dice di pensare una di quelle che vede. Ora noi non andremo a aprire dalla cima verso destra, ma dalla fondo verso le facciamo scorrere. Perché? Perché dobbiamo quasi complicarlo a pensarne una di quelle che vede scorrere. Per cui ci metteremo davanti a lui e mostreremo le ultime carte molto lentamente. Diciamo, pensa una di quelle che vedi. Dopodiché cominciamo a dire, ce l'hai? Lui ti dirà sì, perché non, che fa? Dice no, aspetta che devo ancora pensare. Ti dirà sì e chiudiamo il mazzo. Quindi l'abbiamo in qualche maniera obbligato a pensare nel secondo range di carte che va da 10 a 20. Ora, gli mostreremo le carte di faccia una alla volta e lui dovrà contarle. Che carta era? Quella era? 3 di fiori. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quindi 3 di fiori è la 17esima, 18, 19 e 20. Quindi lui ha questo numero in testa. Gli diciamo che se la carta fosse 15, dovrebbe togliere 6 carte dalla cima e portarle sotto. In questo caso è 17, toglierà 7, 1, 8 carte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tutto il resto del mazzo sotto. Ora basterà fare il classico in jog, out jog, solo che si fa, se vogliamo farlo scenicamente, dicendo guarda, diciamo che la prima potrebbe essere la metti sotto, la seconda non potrebbe essere, poi pure buttare la carta, quindi gli si fa proprio buttare la carta, casomai siamo in uno spettacolo, perché è importante pure la scenografia, quindi lo spettatore butterà, questa può essere, questa non può essere, questa può essere, questa non può essere, questa può essere, questa non può essere, prosegue così fino a che non rimane con una sola carta in mano. Che teoricamente sarebbe 3 di fiore, non mi ricordavo qual era la carta. Vediamo un po', abbiamo fatto tutto correttamente. Una sotto, una per terra, una sotto, una per terra, una sotto, una per terra. Sì, 3 di fiori. Lo spettatore rimarrà con una sola carta in mano che sarà la sua carta pensata. Penso che l'effetto sia molto, molto valido, molto forte, perché parliamo sempre di una carta pensata. Allontana forse in questa performance pure l'idea di un gioco matematico, cioè concentrando bene, testando bene le parole. Hai pensato una carta, hai mescolato all'inizio, quindi impossibile. Sai, vero, qualche cosa che alberga solo nel cervello dello spettatore. Che dire, io penso sia una rosina come sempre validissima per la terza età, ma valida per tutti. E niente ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ciao.